Maddalena è un progetto di esercizio, di pratica d'artista, una necessità personale che ho di continuare ad avere una relazione concreta con la materia e con lo spettatore. Stiamo vivendo un momento di isolamento, di confinamento, in cui attraverso i telefonini, i social, i computer riceviamo continuamente informazioni tragiche con linguaggi bellici. Questo bisogno, questa necessità, questa propaganda all'isolamento, sono dei concetti che erano già nell'aria, già da tempo, e che in questo momento sono diventati un'esigenza reale, una necessità. Dagli stessi mezzi di comunicazione di terrore riceviamo anche continuamente i link a delle mostre virtuali, a degli spettacoli in differita. Nel mio lavoro, io sono performer, ho scelto di lavorare sul confinamento e spesse volte mi sono quindi ridotta in uno spazio e in un tempo limitati e spesse volte mi è stato chiesto a cosa io pensassi in quelle situazioni e la mia risposta è sempre stata che non penso assolutamente a nulla e questo perché credo che alla situazione di confinamento ci si abitua, il corpo si abitua, la persona si abitua, così come si abitua anche ad arrivare a utilizzare l'arte e la cultura attraverso questi mezzi, gli stessi mezzi che poi diffondono terrore, diffondono inquietudine. Che Maddalena è un progetto di proiezione di tutte le sere alle 8 dalla finestra qui a Parigi dove vivo, dalla stanza di mia figlia, di scene tratte per il momento dal cinema d'autore italiano. Quello classico, quello riconoscibile anche essendo stranieri, anche stando all'estero. L'idea di condividere, di rendere l'arte ancora tangibile, utilizzare la videoinstallazione, la videoproiezione come non soltanto un linguaggio, ma anche la possibilità di mantenere viva nella memoria di ognuno di noi l'esperienza della condivisione dell'arte e dei linguaggi dell'arte, che non possono e non devono confinarsi come noi stiamo vivendo in questo momento all'interno dei media e dei sistemi di massa. Ora invece succede il contrario. Il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle attività di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente.